Ok, ci siamo, carissimo Simone, benvenuto. Ciao, grazie. Insomma, Simone, io ti ringrazio per questa disponibilità che mi hai dato oggi. Io immagino che tu ti trovi a Los Angeles in questo momento, vero? Sono a Los Angeles in questo momento, sono le 11 e qualche minuto di mattina. Ok, invece da noi sono in questo momento le 8 di sera, io invece sono a Roma e... Stiamo lavorando su dei clienti qui negli Stati Uniti che fanno TV basate sullo sport. La nostra musica, diciamo, è di commento ai loro programmi. A scene sportive. Sì, sia a livello di temi che Sotto di sottofondo. sottofondo che di commenti specifici, ampio spettro, diciamo. Comunque, in linea di massima sono produzioni per qualche ragione sono produzioni che si occupano di sport. Ma parliamo, scusami, queste sono curiosità mie, insomma, ma stiamo parlando di musica, perché ho visto che fai anche qualcosa di elettronico, no? Sì. Hai fatto dei piccoli beat, stiamo parlando di questo tipo di cose oppure sempre con chitarra o anche chitarra magari? Sono misti, nel senso, il genere di musica che vogliono loro ce lo chiedono loro. Ossia, la maggior parte delle volte loro vogliono. Sì, le richieste maggiori sono rock moderno, rock classico, hip hop e elettronica. Questi sono i generi più richiesti in questo momento specifico. Stiamo parlando però di richieste a livello commerciale. Quello che probabilmente hai visto tu della musica elettronica che posto io non è commerciale, sono cose che faccio per Sì. mia. È una cosa che hai fatto per un concorso, vero? Hai vinto un concorso di musica elettronica, credo proprio. Era un concorso dunque, credo che ti riferisca a quello coi fiori, probabilmente quello lì È una serie di video, è una serie di video che hai fatto. Ah sì, no, quelli sono dei video che ho fatto per me stesso, in cui praticamente cerco di abbinare la musica e le immagini nella maniera più spontanea possibile. E poi li ho presentati a dei festival di film e qualche volta sono riconosciuti, altre volte non sono neanche accettati, altre volte invece hanno vinto qualcosa. Quindi per fortuna qualcuno se li è visti. Ok, no, io l'ho visto, ne ho visti un paio, insomma, mi sono sembrati molto belli, molto belli. Senti, dimmi una cosa, lavori ancora per la Disney? Non direttamente, però sì, ci sono degli altri produttori qui a Los Angeles, specialmente ce ne sono tanti. Uno in particolare mi assume per registrare le chitarre sui progetti di Disney in cui lui collabora. Sì, perché diciamo, io vorrei adesso ricordare che tu per la Disney hai fatto diverse cose, hai fatto in particolare alcune delle colonne sonore di Hannah Montana e poi anche diverse altre cose, forse questa di Hannah Montana forse era più famosa, ma in realtà leggo per esempio, vabbè, The Disney Jingle Bell Fun, questo ovviamente adesso sto ripetendo un po' così Sì, da Wikipedia. in linea di massima sono dei progetti, cioè, praticamente Disney, a parte Anna Montana e poi ovviamente i vari Pippo e Topolino, eccetera, eccetera, loro hanno tantissime produzioni, fanno tantissime produzioni, tra cui questi Family Records, che praticamente sono delle compilation degli album. Allora, quando c'erano gli album, si facevano gli album, adesso non lo so come usciranno. Comunque, sono di solito delle rivisitazioni di arrangiamenti di classici e ecco, in quell'ambito lì ho fatto parecchie registrazioni, soprattutto come chitarrista in quel caso, meno come produttore. Rivisitazione di classici della Disney. Ho In massima parte sì. Che loro ovviamente capito. fa comodo riproporre, Sì. rimpacchettare quello che controllano.
E dico bene, cioè alla fine la cosa più grande che ho fatto con loro qui a Hannah Montana, insomma, la cosa Sicuramente è più. la più riconoscibile, quella c'è anche qualcosina per High School Musical, ma Hannah Montana sì, perché praticamente a un certo punto ho fatto dei remix di brani famosi suoi, quando ancora piccolina, poi adesso fa tutte altre cose, lei Sì, come ti tanta dicevo, storia. adesso ripercorriamo un attimo alcune cose della tua carriera in generale, nel senso che questa della Disney appunto è sicuramente molto rilevante, ma insomma tu come chitarrista parti da molto indietro, facevi, insomma, hai cominciato qui a Roma, come hai detto anche nell'intervista che ti hanno fatto relativamente alla tua esperienza, di vita passata con la tua parte di vita passata con Richard Benson. E, insomma, tu hai cominciato a Roma, qua a Roma hai fatto anche l'insegnante, vero? Sì, ho Perché io. insegnato al CAC, all'Università della Musica, quando ancora si chiamava così, e anche in un paio di altri posti, sì. Perché io devi sapere che ho recuperato, ho di recente conosciuto quello che è stato un tuo allievo e anche lui molto legato a Richard Benson, perché si tratta di Roberto Adinolfi. Sì, me lo ricordo, Roberto. Roberto Adinolfi, non so se tu lo sai, ma in pratica è stato proprio l'avvocato, lui è un avvocato ed è stato l'avvocato di Richard Benson. Comunque ho iniziato abbastanza giovane, quindi la cosa più semplice all'epoca era quella di con il passaparola praticamente davo lezioni a chi ne avesse bisogno. Però parliamo, ecco sì, avevo 18 anni, 19, 20, poi anche qualcosina in più, sono andato avanti. Poi a un certo punto, quando ho iniziato a lavorare in un ambito professionale più riconoscibile, facendo delle cose magari alla RAI o con dei cantanti, suonando per dei cantanti più famosi, diciamo. Allora poi è stato un passo abbastanza naturale quello di associarmi a delle strutture che già esistevano, per cui la coordinazione era più facile. E appunto il CAC, mi ricordo bene anche l'Università della Musica e Nova Musica pure, era un'altra scuola. Sì, io ricordo che Richard Benson insegnava, adesso non ricordo il nome, in una scuola che si trovava in zona Vigne Nuove, non so se È magari. quella lì, la nuova musica, quella Ah, di. ecco, c'era un manifesto dove c'era anche il tuo È nome. proprio così, sì, sì, Ecco. non abbiamo collaborato in quell'occasione lì, però comunque insegnavamo tutte e due nella stessa scuola, giorni diversi, quello che sia, però sì, c'era anche lui e c'ero anch'io. Vabbè, insomma, hai detto già tante cose relativamente a quello in cui ti aveva coinvolto Richard negli anni Ottanta, Metal Attack, Metallo Italia, adesso magari non ci torniamo sopra perché ne hai già parlato tanto in un'altra intervista, però comunque una cosa che possiamo dire è che a un certo punto tu comunque nasci come metallaro, È diciamocelo certo. ovviamente. Tu eri assolutamente un metallaro, eri uno di quelli che, come dice Richard, immagino passava 10, 12, 15 ore, non so se è così tante, però Richard ha sempre dato un numero molto alto di ore al giorno. Io non so quante ore ci passavi tu al giorno, diciamo, nei momenti più intensi, magari in quel periodo. È cambiata parecchie volte quella storia lì. Comunque diciamo che io Richard l'ho conosciuto quando avevo 15 o 16 anni e fu molto importante, lui fu un grosso incoraggiamento nella mia carriera. All'epoca io sì, stavo a casa a suonare la chitarra, ma era proprio il momento, parliamo del 1985-86, intorno a quegli anni lì, in cui c'era il boom di Fondamentali anni questa. Ottanta, secondo me. Sì, metà degli anni 80, c'era proprio il boom di questa mania della chitarra in un certo tipo, considerando anche che non c'erano. Tecnica, come dice. La chitarra ipertecnica, considerando anche che non è che c'erano le risorse di oggi, non è che c'era YouTube, internet ancora non c'era, e le riviste bisognava andarsene a cercare al centro di Roma, le riviste specializzate come guitar player, quella roba lì, arrivavano quando decidevano loro, quindi era l'informazione aveva, oltre al suo valore oggettivo, ossia
la scala della chitarra e alcune, alcune situazioni tecniche avevano anche un valore quasi esoterico, perché nessuno aveva accesso a quel tipo di informazioni, o molto molti pochi. Uno di quelli che aveva proprio accesso, sembrava appunto averne più degli altri, era Richard, quindi era ovvio praticamente che diventassimo amici. Beh, c'è una domanda che però ti voglio fare perché può esserci utile anche per l'argomento inceneritore, ed è questa. Ok, tu all'epoca quindi appunto ti appassionavi molto a questa chitarra molto tecnica. Io volevo, come insomma, sicuramente Richard a un certo punto è rimasto così un po' forse fisso su questa idea, no, dell'essere molto tecnici, ne ha parlato costantemente. Tu invece, anche tu, sei, cioè tu che rapporto hai oggi proprio con questa ipertecnica? Cioè ancora oggi tu ricerchi quel tipo di prodotto musicale, lo ricerchi ancora oggi, oppure oggi sei un pochino più soft rispetto a questo? Io personalmente quel mondo lì non lo ricerco più, però avendo avuto un contatto diretto per molti anni con esso, non solo non lo rinnego, ma mi è utile tante volte, perché quando vengono fatte delle richieste da un cliente esterno che ha bisogno di uno stile, vuole una nota cambiata lì, quell'altra cosa di là, la parte cambiamola qui e lì, avere un certo tipo di dimestichezza fa la differenza. È come se tu conoscessi, diciamo, adesso mi viene questo paragone, no? Tu conosci tutta la Bibbia e se uno ti deve chiedere, diciamo, alcuni passaggi in particolari, gli dici quelli, magari tanti altri in quel momento non ti servono, ma conoscendo tutto il libro sai da dove andare a prendere quello che ti viene chiesto, insomma. È esattamente così, anche se tutto il libro non lo conosco, e comunque voglio fare una precisazione. È un bel paragone quello della Bibbia, non ci ho pensato, adesso me lo rivendo anche. Però se tu conosci tutta la Bibbia, questo non ti rende profeta, ossia tu conosci il linguaggio, poi il come usarlo e cosa farne, come svilupparlo, come connettere i vari episodi, questo è tutto un altro discorso che non è necessariamente legato alla conoscenza tecnica, non in quel modo quantomeno. Quindi è importante, secondo me, conoscere il linguaggio, conoscere i fatti, però a un certo punto forse anche distaccarsene. Un buon esempio è un musicista come Herbie Hancock, no? Il pianista, che è un musicista fantastico perché è bravo a esprimere cose estremamente complicate, come altre invece più semplici, con la stessa profondità, ma la profondità non è che gliela dà la tecnica, la profondità gliela dà il modo di essere e quello che hai da dire, diciamo, ecco. Quindi non sei, insomma, in sintesi, non senti più il bisogno di dover tirare fuori tutta quella tecnica. No. Magari anche nel tuo lavoro, anche io intendo questo anche a parte quelle commissioni che hai, se questo vale anche per le creazioni spontanee che decidi di fare, ma suppongo ogni tanto. Certo, non ho mai smesso di fare creazioni spontanee, e infatti quello è un esempio buono, perché uso quel tipo di tecnica lì in parte, ma non ricerco quel suono lì. In altre parole, per quanto mi riguarda me personalmente, non è che questo significhi che non apprezzi, però ecco, diciamo, il cercare di fare un disco basato sulla chitarra super veloce non è più il centro dei miei interessi. Ecco, però parlando appunto invece di quando vedi altri che fanno questo, io ho tanti amici che proprio addirittura detestano la musica metal, proprio perché trovano che ci sia una volontà di eccesso a tutti i costi che loro non amano. Invece tu, rispetto, quando senti oggi questo tipo di musica, qualcuno ancora la fa,
cosa pensi, cosa provi, che pensi di loro come musicisti? No, no, a me invece piace ancora quella musica lì, la Ok. seguo anche, e ci sono degli sviluppi anche particolarmente interessanti, sempre a mio avviso. Per esempio Esempio. i Meshuggah mi piacciono molto, e quelli sono proprio ipertecnici, e è un discorso che ovviamente non è basato sulla ricerca melodica. Io i brani dei Meshuggah non riesco a ricantarmeli, neanche non mi rimangono in mente, però quel tipo di sound basato sicuramente sulla ipertecnica, ma anche su altre variabili, come per esempio la ricerca profonda delle dissonanze. Non c'è niente di consonante nella musica del Meshuggah. È un discorso artistico, è un modo di esprimere un messaggio musicale che a me ancora interessa molto. Ci sono anche Senti, altre band meno conosciute. qualche anno fa io mi ascoltavo, c'era un gruppo che mi aveva colpito, che però alcuni metallari detestavano, i Dragon Force. Non me li ricordo abbastanza. Va bene, questo poi è un altro argomento, poi magari una volta ti mando qualcosa, insomma, magari ne parliamo in un Volentieri. secondo. Ascolta, quindi adesso è un'ultima cosa riguardante la tua carriera. Hai lavorato molto per tanti artisti italiani. Io ne voglio ricordare alcuni perché sono, diciamo, sono anche nomi importanti. Perché allora, con riferimento a c'è questa cosa che mi ha colpito molto, Simone. Hai lavorato nella Lambada? Sì, era il film La Lambada, quindi praticamente era lo stesso team del brano, quello famoso che abbiamo sentito tutti quanti quando eravamo piccoli, però non c'era quel brano lì, era la produzione subito dopo. Il film La Lambada, che fu prodotto, una produzione internazionale, una parte era stata fatta in Italia, a Roma. Hai lavorato sul brano Lambada? No. Ah, non sul brano, su altre cose della colonna sonora. Poi non Sì. so se lo sai, ma la Lambada in realtà è un plagio di una canzone boliviana. Mi ricordo che ero in studio e si discuteva proprio di quello, non con me, io ero lì che ero pagato per fare il mio Ascoltavi, certo. lavoro, però ascoltavo queste conversazioni cioè all'epoca per me erano fuori proporzione per quanto mi riguarda, perché parlavano di diritti dal produttore francese, di centinaia di... All'epoca non c'erano gli euro, quindi si parlava di centinaia di milioni di lire che venivano accettati o rifiutati in Ah, una moneta che ok, sì, fa dai. dall'altra. Era un po' un macello, proprio Vabbè. perché c'erano tante variabili in mezzo, tra cui il fatto dell'originalità di quel brano lì o no. Ma io quel brano lì non ho nulla a che fare, era Certo. antecedente. No, io tra l'altro, vabbè, tra parentesi ti dico, io ho origini boliviane da parte di mio padre, quindi insomma, seguo molto tutto quello che c'è cioè, la Bolivia, Ho quella capito. un pochino la conosco. Allora, poi vedo un brano di Lorella Cuccarini. Qualche brano di Lorello Cuccarini, anzi Lorella Cuccarini, un disco con Michele Zarrillo, L'elefante e la farfalla. Cioè Sì, tu io hai abbiamo ecco, avuto due dischi, due effettivamente. L'elefante dischi. farfalla è un altro che si chiama Come uomo tra gli uomini. Come uomo tra gli uomini prima, dimenticavo. Insomma, hai avuto a che fare con artisti che sono, per esempio, di Siria hai arrangiato un brano che il brano che vinse Sanremo Giovani, Non ci Sì, sto, nel sì. Con 96. cui lei lanciò la carriera. Sì. Marina Rei, anche una di passaggio anche con con Albano di passaggio anche con Sì, c'è stato qualcosa pure con Albano. qui come chitarrista, vabbè, come chitarrista tanti appunto, Marina Rei, Neri per caso, e poi a un certo punto negli anni 2000 comincia la tua esperienza americana. In Certo. Scena in particolare, e Sì, poi con Billy Sheehan diciamo, abbiamo vabbè, lavorato ovviamente Disney. per 20 anni, quindi con Billy è quello più, diciamo, più duraturo.
Sì, hai fatto tante cose, ricordiamo Mr. Big, David Lee Roth, insomma, ha collaborato. E, da notare in particolare la tua collaborazione sempre negli anni 2000 con un altro grande italiano, Vasco Rossi. Hai lavorato molto con Sì. lui, vero? Hai Sì, con fatto... Vasco abbiamo lavorato parecchio. Vasco ha una connessione speciale con Los Angeles perché è venuto qui a fare i primi dischi quando ancora non lo conoscevo, più di 20 anni fa, ma molto di più. Credo che gli Spari Sopra fu la sua prima esperienza di Los Angeles. Adesso non è che ricordo esattamente, però poi venne qui per registrare in determinati studi, per registrare con alcuni musicisti parte dei suoi dischi, il resto lo faceva a Bologna, massima parte, e a un certo punto ha deciso di prendere una casa con uno studio qui e di passare una parte del suo tempo, cosa che a parte questo periodo particolare, adesso quest'anno con la pandemia, non sappiamo bene come andrà a finire. Però fino all'inizio del 2020, comunque lui viene qui un paio di volte l'anno e passiamo del tempo insieme, sia a livello sociale, sia a livello artistico e musicale. Comunque anche nelle serate in cui non c'è musica con Vasco si finisce sempre a parlare di musica perché. Certo, credo che tu l'abbia vista a Natale scorso. Ti ho perso un attimo? Credo che tu lo abbia visto nello scorso Natale. Sicuramente sì, un Ho pochino prima visto di delle foto su Natale. Facebook. Sì, un pochino prima di Natale, è stato qui, poi è tornato in Italia per le feste, poi è ritornato qui per il suo compleanno a febbraio e poi appunto è partito questo stato di cose imprevedibile, quindi adesso non sappiamo. Scusa, una curiosità su Vasco, poi andiamo all'inceneritore. Hai fatto tante cose con lui, segnalo addirittura hai composto un parte di un suo brano che è Manifesto della... Oddio, adesso mi potrei dimenticare, Manifesto della futura umanità. Sì, ma Manifesto futurista della nuova umanità. Sì, Scusami, è uno dei brani che è abbiamo stato un singolo. coscritto. Sì, Sì. lui, tu li hai proprio composto, hai partecipato come chitarrista e hai altri strumenti diversi suoi album degli ultimi anni. Volevo solo chiederti una cosa, dal vivo hai suonato con lui? No, dal vivo mai. E va bene così perché la sua band è talmente forte che sono bravissimi, quindi è Ok. una situazione più che collaudata. In studio Collaborazione. abbiamo fatto tanto e abbiamo anche scambiato tante idee musicali. Per me è sempre un grande onore imparare delle cose da Vasco, anche quando si parla di musica non necessariamente sua. Ad esempio, lui è un grande fan di Battisti, come lo sono anch'io, di altri grandi della musica italiana come De André e tanti altri. È un po' come andare a una masterclass parlare di musica con Vasco. Benissimo, spero, chissà se un giorno toccherà anche a me, lo spero. Allora, Simone, andiamo all'inceneritore adesso, quindi torniamo indietro, ritorniamo al punto, al periodo per così dire ipertecnico. Certo. Adesso non so, diciamo, tu hai già raccontato molto, diciamo, della tua esperienza, di come hai conosciuto Richard Benson, hai già raccontato l'aneddoto. E quindi consiglio quindi di andare a guardare l'intervista pubblicata sul canale di Francis Kimborn per rivedere quel passaggio. A me quello che interessa è il momento in cui Richard ti parla di questo film. Vabbè, cioè, tra l'altro è particolare, insomma, anche lì ci sono state molte cose casuali attraverso le quali Richard è stato coinvolto. E ti chiedo di non ti fare un bello sforzo di memoria. Non perché tu non ne sia capace, ma perché insomma sono passati quasi 40 anni e mi racconti un attimo quello che ti ricordi di quando Richard ti ha coinvolto in questo progetto, ecco, nella parte iniziale diciamo, di questa piccola avventura. Sì, alcuni ricordi purtroppo saranno vaghi perché andiamo molto indietro nel tempo. Comunque,
Io con Richard mi frequentavo in maniera abbastanza regolare, almeno una volta a settimana, a volte anche di più, ci vedevamo e si parlava di musica, si suonava insieme, ci si scambiavano delle idee. Ecco, ho già detto, a livello di direzioni musicali, Richard era avanti non solo di qualche anno, ma di diversi decenni, perché a Roma quel tipo di informazione che aveva lui non era disponibile. Era uno dei pochissimi che aveva una connessione col mondo della musica di un certo tipo. E non parlo solo di metal, c'erano anche tante altre influenze. Richard aveva delle gusti musicali che andavano dal free jazz all'elettronica, delle cose che Progressive molto, credo, eh? sicuramente molto progressive. E in base proprio a questo tipo di scambi, a un certo punto lui disse che aveva iniziato a collaborare con il regista, mi ricordo Pier più il Francesco nome Foscaro. esatto, che Richard stesso riteneva una persona molto particolare, e insomma, conoscendo Richard, è interessante anche una direzione del genere, e che aveva intenzione di includere anche me nel tema di chiusura, il tema di chiusura che era appunto l'inceneritore. Lui il brano l'aveva già scritto, io l'avevo anche sentito in qualche modo a casa sua, stava un pochino suonando con la chitarra, e il mio contributo a quel brano lì avvenne in uno studio a Roma che credo fosse la CAM all'epoca, non credo che esista più, in cui praticamente lui voleva che io suonassi un assolo in una porzione del brano. Ora, in base a quello che avevo appena detto qualche minuto fa, il brano è molto dissonante, molto particolare, direi unico. Non mi fa venire in mente nessun altro brano, nessun altro stile, forse qualcosina di David Bowie, ma poi con quelle parti, metal, non lo so, c'è qualcosa di unico comunque, a Sì, mio avviso. sì, sì, sì. E tra l'altro cantato benissimo. E mi ricordo che lui voleva un sound particolare per la parte dell'assolo, e quindi lo abbiamo proprio studiato insieme. Non lo abbiamo studiato prima, l'assolo è stato suonato in studio, ma non è una prima take. Ci abbiamo lavorato un po', e l'idea di quel suono basato sulla scala esatonale che si ripete molto veloce, molto quasi fastidiosa. L'idea probabilmente è di Richard, o quantomeno l'abbiamo sviluppato insieme, e la forma del solo, la shape proprio del solo, che fai questo, qui fai questo, qui fai questo, non diciamo nelle singole note, ma nella costruzione del solo, quello lì è la sua. Quindi lui ha avuto anche un ruolo, anzi no, anche ha avuto un ruolo di produzione molto definito. Ascoltami, tu hai fatto solamente l'assolo in quel brano. Esatto, quindi ci sono delle altre chitarre, quello è Richard, credo io che sia Richard, ma quasi sicuro. Potrebbe essere l'arrangiatore. Davide No, Dante Roberto aveva suonato Roberto. le Ah, tastiere, scusami, Dante Dante aveva fatto anche lui un grosso lavoro. C'è una versione strumentale in cui suona Dante dall'inizio alla fine, che io purtroppo non riesco a trovare, ma che da qualche parte c'è pure quella, un giorno la ritroverò. Sarete i primi a saperlo. No, le parti ritmiche di chitarra credo che sia Richard. L'altra possibilità è che invece sia Tamborelli, che era l'arrangiatore Aldo Tamborelli, mi sembra che si chiama, l'arrangiatore del brano. Sì. Probabilmente il responsabile dell'approccio elettronico, della Lindrum, di quei suoni futuristici, che all'epoca erano particolarmente futuristici,
adesso sono diventati vintage, ma altrettanto visionari, quindi sì. È rimasta. Sì, guarda, a questo punto io vorrei approfittare un attimo per sentircelo insieme questo assolo questo assolo che dura 30 secondi e Sì. a me colpisce come mentre diciamo la struttura del brano prosegue, quell'assolo sembra proprio andarsene un po' per i fatti propri, però io lo descrivo così, cioè nell'insieme a me sembra che rispecchia bene la follia del film. Certo. È molto particolare, cioè la scelta di fare una cosa del genere sembra fatta apposta per far capire che si sta parlando di un ambiente, quello del film, che è effettivamente completamente fuori testa perché questa gente che muore misteriosamente. A questo punto, se non ti dispiace, un attimo solo. Ce lo andiamo a sentire. Volentieri. Un'altra cosa molto particolare, Simone, è che l'assolo occupa più spazio di quello che dovrebbe essere, a cui era destinato. Cioè, quando riprende il coro Incinerator, l'assolo continua, il che pure questo Continua. colpisce, perché cioè, è proprio una cosa, se ci riflettiamo, una cosa proprio molto in stile Benson, cioè la cosa indiavolata, che va per gli affari ostinatamente per gli affari suoi e si prende pure il diritto di andare un tantino oltre, diciamo, lo spazio di battute a cui era destinato il. Ma ecco, tutto questo io volevo capire se faceva parte di un'indicazione. Cioè, c'erano delle indicazioni precise rispetto a questo cosa abbiamo detto adesso? Sì, c'erano delle indicazioni, le indicazioni erano di Richard e lui aveva un'idea, diciamo, a grossi blocchi, ripeto, non nelle singole note, ma nella forma di quello che stava facendo. Lui aveva un'idea molto precisa di quello che stava facendo. Perché all'inizio infatti si sente che la scala sale, no? Poi Certo. si sente, diciamo, il vibrato e poi di nuovo, diciamo, la parte, per così dire, indiavolata, che diciamo quella si muove, da quanto ho potuto capire, insomma, intorno a un ambito, insomma, a uno stesso ambito. Mi sembra che l'escursione non sia forte come all'inizio, insomma, nella scala. Certo. No, ecco, questa suddivisione di cose, compresa poi la parte finale, fa parte di indicazioni sue, insomma, tutto questo questa struttura te l'aveva in qualche modo indicata. Sì, in massima parte quelle sono idee sue che chiaramente abbiamo poi sviluppato insieme anche in base alle possibilità. Magari suonavo una cosa e dicevo, no, fai questa, fai quest'altra. Questa che hai fatto adesso mi piace, usiamo questa, torniamo indietro, facciamo il taglio lì e lo. È comunque costruito, non è, ripeto, non è una prima take, c'è un lavoro di produzione dietro e l'abbiamo fatto insieme, ma le idee appunto sono le sue. Ah, scusami, quindi questo assolo che abbiamo sentito non fa parte di un'unica performance, cioè i pezzi vengono presi da più take e poi riassemblati? Credo che siano un paio di take, ma non è tanto quello, il fatto è che non è che mi è venuto subito così, l'abbiamo provato e riprovato. Quindi per rifarlo uguale me lo dovrei rimparare e poi si può anche rifare uguale, diciamo, dall'inizio alla fine. Però non lo abbiamo realizzato in quel modo lì. Ossia, mi ricordo che l'inizio doveva essere in un certo modo e poi andando su bisognava rimanere nel registro alto, ok? Però non è che la prima volta che l'abbiamo provato è venuto subito bene. L'abbiamo un po' studiato insieme. Ecco, questo è il. Sì, e poi come. Credo che ci siano un paio di punch. No, poi come ti ripeto, è molto particolare la scelta appunto di voler fare questa coda più lunga. Cioè, tu con l'orecchio ti aspetti che lì adesso, vabbè, adesso chiuderà solo. No, vai avanti.
e fai qualche altra nota in più, proprio anche ostinata. Ma è lì, ecco, su questo particolare ti ricordi se c'era un'indicazione oppure è una cosa che è finita così No, per... quello credo che da quello che mi ricordo potrei anche Certo. sbagliare, però da quello che mi ricordo no, quello è andato così perché mi è venuto così e ci è piaciuto, quindi ci abbiamo sguazzato dentro, diciamo. No, è una bella idea, è una bella idea. Probabilmente alcuni storcerebbero il naso di fronte a una genere, però io lì sarà proprio l'ambiente generale del film e dove si Certo. inserisce. No, è bello che poi a un certo punto, cioè in mezzo, la solo fa anche una pausa. Cioè, sembrerebbe quasi dice È adesso vero. ci rilassiamo così tu fai quel che chiaramente si sente l'uso della leva. Certo. E la solo sembra fare una pausa per poi riprendere questa marcia, diciamo, pazzesca che poi che non vuole concludere. Insomma, un pezzo veramente particolare. Pure Richard. Quindi praticamente tu questo immagino avviene nell'arco di una giornata. Sì, poche ore, meno di una giornata. Sì, mi ricordo, siamo andati, forse siamo anche andati insieme in studio, dobbiamo fare un'oretta, un paio d'ore, diciamo. Senti, e c'era Tamborelli quella volta? Era presente? No, non mi sembra che ci fosse Tamborelli, c'era il tecnico del suono e Richard. E Ok. io, chiaramente. Senti, e adesso io mi sono speso anche troppo, diciamo, in commenti personali, diciamo, sul brano. Vabbè, un po' l'hai commentato anche tu. Tu non hai mai conosciuto Pierfrancesco Boscaro, vero? Non ti è Sì, mai capitato? l'ho conosciuto di sfuggita in un paio d'occasioni. Uno alla prima del film in cui ero andato con Richard. No, Sei andato a Venezia? Ah, avevo visto uno screening a Roma, a Venezia insomma è stato. scusami, questo mi giunge un po' nuovo. A Roma era stato proiettato? Beh, ma era una proiezione privata. Non era Ok. pubblica, era probabilmente. Mi ricordo che c'era il regista, c'era Richard, c'era qualche altra persona, ma erano gli addetti ai lavori. Ma Non era questo. uno. Non mi ricordo dove era. Ok, e vabbè, sempre in quegli anni 82-83, Un insomma. pochino di più, penso che fosse 80. Credo che il film fosse già stato finito. La colonna sonora, ovviamente, l'hanno messa dopo. E credo che si parli dell'86, posso Allora, però sbagliare. forse allora parliamo di un momento in cui si cercava disperatamente di trovare questa benedetta distribuzione, perché Ah, come sai. sì, sicuramente c'era quello di mezzo. Cioè, nel senso, nell'82-83 ancora cioè, c'erano stati problemi, ma non così grossi come poi vennero dopo. E immagino che quindi quando tu hai visto il film ricorderai qualcosa di questa storia, diciamo, che il film aveva grosse difficoltà a trovare una distribuzione Sì, mi all'epoca. ricordo vagamente perché io ovviamente ero concentrato sulla scala da solo, quindi la mia visione del mondo era abbastanza Sì. limitata, però mi ricordo che discutevano del fatto che questo film non era ancora uscito e che ci stavano lavorando sopra, cosa che è continuata ad avvenire per gli anni a seguire, da quello che capisco. Senti, tu hai, non so, hai scambiato qualche parola con Boscaro in quell'occasione, ti ricordi? No, con Boscaro, sì, beh, a parte buongiorno e buonasera, Saluto. mi ricordo appunto che è una persona particolare anche lui, è uno che sembrava sempre che stesse pensando ad altro mentre parlava, ma questa è una caratteristica alla quale poi negli anni a seguire mi sono abituato perché ne ho conosciuti tante persone così Certo. e pensavo fosse molto interessante lui, mi ricordo che aveva fatto una. È probabilmente una rivisitazione del film, una correzione dell'audio, qualcosa. Anche lui mi sembra alla CAM. Mi ricordo che a un certo punto c'è il brano La Cucaracha nel film, cantato da un personaggio, credo da un contadino, da un personaggio nel film. E l'overdub di voce, quello è Boscaro. L'ha fatto Ok, lui. ah, ok, ha doppiato lui. Senti, il
l'hai più visto negli anni successivi? Ti è mai capitato più di vederlo? No, no, l'ho visto soltanto in quei giorni lì, soltanto in quelle due occasioni che ti ho Dimmi una menzionato cosa. adesso. Sì, e in generale dell'inceneritore, a parte, diciamo, la riscoperta che è avvenuta in quest'anno nei giorni del lockdown italiano, che appunto, che è poi il modo in cui adesso noi siamo qui, insomma, attraverso il quale Certo. pure te sei in contatto con altri fan di Richard, perché immagino che quello che è successo è che tu, come altri, non so, hai trovato il film è stato caricato su YouTube, tu l'hai trovato casualmente o ti è stato segnalato che era stato caricato su YouTube? No, me l'ha segnalato qualcun altro del clan dei fan di Richard. Sì, perché io quello che so è che a un certo punto tu hai lasciato un commento sotto la canzone postata su YouTube, e Sì. questa cosa ti è stato, cioè ti hanno scritto per dirti che era stata pubblicata questa cosa dove c'eri anche tu. Ok. Mi sembra o qualcuno mi ha taggato, quindi mi è arrivata una notifica da YouTube, oppure qualcuno me l'ha detto. Adesso sinceramente non mi ricordo. Comunque c'è stato un contatto diretto, non è che me ne sono accorto a caso. C'è stato un. Ok. Il film lo hai visto? Il film l'ho visto per la prima volta YouTube. 2 mesi fa, dopo i 40 anni in cui l'avevo visto in quell'occasione che ti dicevo per lo screening privato, in cui Ok. probabilmente stavano lì a vedere se c'erano degli errori. Quindi possiamo dire che dall'86 al 2020 tu non hai avuto nessuna notizia né sapevi niente di Boscaro dell'inceneritore, non hai saputo proprio niente. Esattamente così. Ok. Volevo chiederti a questo punto, hai visto il film, che cosa ne pensi? Fai la piccola recensione di Simone Sello del film L'inceneritore. Dunque, l'ho rivisto una volta sola, dovrei Due anche volte, quindi l'hai rivedere, e lo visto. farò. Sì, cioè l'ho rivisto una volta sola, Ah, nel senso, quindi certo, l'ho l'hai visto visto. all'epoca e poi l'ho visto adesso. È perfettamente Ma uguale, scusami, questo è importante, è perfettamente uguale la versione che hai visto nell'86 e quella del 2020? mi sembra proprio di sì, da quel poco che mi ricordo la prima volta mi sembra che fosse la stessa. Poi Ok. certo se hanno fatto dei tagli, degli edit, questo sinceramente Sostanzialmente. non sarei in grado di dirlo. Però sostanzialmente è la stessa versione e mi ha dato la stessa impressione, anche se adesso, ecco appunto, 40 anni dopo, ci sono state talmente, ho visto anche tante altre cose, ho viaggiato, ho conosciuto altri modi di esprimere l'arte, per cui in teoria un film così particolare dovrebbe impressionarmi di meno, e invece mi ricordo un pochino per nostalgia, un pochino per l'oggettiva particolarità delle immagini del soggetto e del modo in cui il soggetto è sviluppato, mi ricordo che mi ha lasciato lo stesso senso di non mi fraintendere, un senso di insoddisfazione. Non perché il film non sia soddisfacente, il contrario, è che secondo me è un. Il messaggio del film è quello di lasciarti che non esci dalla sala cinematografica felice, ne esci profondamente disturbato, e quel senso di disturbo secondo me è ancora lì, mi ha lasciato esattamente nello stesso modo. Sì, devo dire che la tua descrizione è simile a quello che ho provato anche io. Io personalmente l'insoddisfazione però la collego anche al fatto che, secondo me, dal mio punto di vista, anche dopo un confronto con Boscaro, io ho la sensazione che il film abbia, cioè almeno nelle intenzioni, vuole dare un messaggio molto forte. Certo. Guarda, io ho raccolto delle immagini che vedrai quando esce l'articolo, dove c'è una, diciamo, loro avevano preparato anche una bozza di cartellone pubblicitario da mettere per le strade. Che dice sostanzialmente, adesso magari lo recupero, si annuncia la morte di tutta l'umanità che è finita nell'inceneritore. Esatto. Si voleva fare capire, si voleva arrivare a dipingere l'intera umanità come in crisi e in lotta contro se stessa. È un peccato, questo
già è il parere di Christian D'Ales. È un peccato che per mancanza di rifinitura, secondo me, il film avrebbe beneficiato di anche piccoli passaggi in più per far arrivare ancora meglio questa cosa, cioè di questi misteriosi omicidi che poi si arriva a capire che è l'umanità intera che si sta ammazzando. Ogni essere umano si stanno ammazzando fra di loro ed l'umanità intera si sta uccidendo. Sì, è un messaggio in sé disturbante, però insomma, vabbè, adesso credo che ci siano rimasti pochi minuti. Volevo solo dirti che, per esempio, anche l'immagine dei sacchi buttati per strada con le persone morte, ecco, questa cosa devo dire che è ancora più inquietante se pensiamo che in particolare in Ecuador, ma credo purtroppo questo perché in Ecuador sono cioè delle immagini dall'Ecuador delle immagini abbastanza strazianti e anche abbastanza nette, ma probabilmente successo anche da altre parti del mondo. Durante la pandemia ci sono stati effettivamente cadaveri buttati nell'immondizia. Certo. Questa cosa è incredibile che Boscaro se lo abbia immaginato in quel lontano 83. Certo, adesso è dovuto a tante cose, oltre che al virus, purtroppo a mancanza di attenzione, diciamo, nella gestione di determinate della gestione sanitaria, insomma, noi sappiamo tutto il mondo, persino dove abiti tu, insomma, c'erano state delle problematiche molto serie nel cercare di far fronte all'emergenza. E guarda caso, quel film ha immaginato alcune scene, per quanto poi dovute ad altri aspetti, che poi purtroppo si sono verificate nella realtà. Insomma, ci lasciamo con questa atmosfera poco felice, però io in realtà sono contento del fatto che tu mi abbia voluto dare questo tempo. E buon tutto. Anche a E te, buona grazie giornata. mille. Ciao, Ciao, ciao buona carissimo. serata. Ciao, buona giornata.